si aggrava il sovraffollamento delle carceri toscane. I detenuti sono complessivamente 4.500, rinchiusi in strutture che non potrebbero ospitarne più di 3.000, con 3-4 persone stipate in celle da un posto e situazioni ad altissima tensione che sfociano sempre più spesso in violenze e suicidi. A fare il punto sull'emergenza è il garante regionale dei detenuti Alessandro Margara, nel carcere di Sollicciano. Recentemente la situazione è stata ulteriormente compromessa dalla necessità di trasferire in altre strutture i detenuti del carcere di Livorno per l'eccessivo degrado del penitenziario. In effetti finalmente hanno riconosciuto che è pericolante o semipericolante, per cui hanno sfollato 250 persone che non si sapeva dove mettere. Il ministro Paola Severino ha appena annunciato nuove misure svuota carceri, tra cui la possibilità di trascorrere ai domiciliari gli ultimi 18 mesi di prigione per i detenuti che devono scontare pene fino ai 4 anni. Ma su questo punto Margara è estremamente critico. Assolutamente questo ministro rivela di non sapere un tubo di quello che affronta, ecco. Ha detto tanto di affrontare le carceri come tema primo e questo che viene fuori è veramente una cosa da po'. Attualmente è possibile trascorrere agli arresti domiciliari solo gli ultimi 12 mesi di pena, ma la misura si è rivelata sostanzialmente inefficace. Nel 2011 in Toscana ne hanno usufruito soltanto 300 detenuti. Tutti gli altri, non avendo un domicilio al di fuori del penitenziario perché stranieri oppure troppo poveri, sono stati automaticamente esclusi.